Ciao e bentornati a Croce Brumanz. Oggi ci troviamo a Caola nella biblioteca dell'associazione Quarta Dimensione e siamo qui con Marisa e Cristina dell'associazione Mani di Mamma. Abbiamo raccolto, come vedete, tutti i sacchi Nanna, i cappellini e le coperte che avete realizzato per noi per questo evento che abbiamo organizzato su Facebook. E adesso approfittiamo, vi presento le due signore che sono qui con me e facciamo quattro chiacchiere insieme. Allora, ciao Marisa, tu Ciao, saresti? la presidente dell'associazione Mani di Mamma che ha sede a Reggio Emilia. E tu sei? Io sono Cristina, sono la vicepresidente e siamo le responsabili anche di Reggio Emilia in particolare. L'ambasciatrice e io sono la sua assistente. Bravissima, infatti con Cristina ho avuto già. Quando è nata la vostra associazione e per quale motivo? Praticamente l'associazione è nata anni fa dall'errore di una delle nostre, quella che è stata la presidente precedentemente, che facendo una scarpina era venuta troppo piccola e pensava di aver sbagliato. Poi in effetti invece si è aperto un mondo perché nel mondo del prematuro appunto si è visto che si poteva utilizzare e da quel momento ho cominciato a fare tutte cose piccoline per questi bambini. Infatti sono misure minuscole, se vedete, sono veramente piccole, però hanno uno scopo. Sì, perché i bambini possono andare da meno di mezzo chilo e quindi hanno veramente una testa molto piccolina e c'è bisogno di tenerli al caldo, di tenerli protetti, quindi è tutto è nato poi per loro. Cristina, con quale materiale sono realizzate queste versioni? Noi lavoriamo solo con la pura lana vergine merino 100%, che sia un merino 100% perché queste cose vanno anche in culla termica e quindi assolutamente devono essere naturali anche per eventuali allergie o E soprattutto devono essere morbidi e poi la lana merino è liscia, non ha magari i pelucchi come ce l'ha ad esempio la lana moverola. infatti sarebbe un problema. Sarebbe un problema per i Sì. bambini, ecco. Sapete un quantitativo annuale che magari producete di cappelli, sacchi Nanna o che vengono consegnati? Guarda, no, però sappiamo dirti che quante sono le almeno culle? sono 360, come se un bimbo prematuro nascesse tutti i giorni. Tutti i A Reggio giorni un Emilia bimbo. A questo, Reggio eh? Emilia A Reggio solo? A Reggio Emilia Emilia solo, solo? sì. Ah, ecco, ce n'è tanto La media di bisogno, Reggio Emilia, quindi. sì, è Sì, proprio di un bambino sì, al sì. giorno. E che noi abbiamo un ospedale con 20 culle. Abbiamo in Sicilia, per esempio, degli ospedali che riuniti fanno 70 culle, quindi puoi immaginare Sì, infatti sono quanto molti bisogna i gruppi che lavorare. Sì. Ok, lavorano per le terapie intensive ok. neonatali. Noi abbiamo 40 ospedali. Benissimo, benissimo. E dove vi trovate per realizzare questi prodotti? Noi ci troviamo tutti i lunedì pomeriggio alla polveriera Reggio Emilia in via Terracchini. Le signore vengono, ci incontriamo, un gruppo di signore dalle 3 alle 6 di sera e lavoriamo, ridiamo e stiamo insieme. Bello, bello. Se qualcuno che mi segue su internet vorrebbe venire perché magari si trova a Reggio Emilia e vorrebbe partecipare, può contattarvi. Sì, allora può iscriversi su Facebook al gruppo Mani di Mamma ODV, poi c'è anche Mani di Mamma Reggio Emilia, può chiedere l'iscrizione, oppure la può chiedere a noi direttamente, Marisa Lanzi, chiedere Benissimo. amicizia, dopo da lì possiamo partire, altrimenti posso dare anche il mio telefono, non so Allora come. vi lascio tutti i link utili sotto al video così potete andare a trovare sia il gruppo che magari il contatto dell'associazione. Se volete mettervi in contatto e partecipare anche voi, siete benvenuti. Perché si può partecipare anche donando dei gomitoli. Se uno non sa lavorare a maglia, può aiutarci anche con i gomitoli, perché la Esatto. spesa la sosteniamo ognuna di noi, quindi è un aiuto anche chi riesce a portarci qualche gomitolo da lavorare, insomma. Infatti hai fatto benissimo a dirlo perché tra queste creazioni ci sono anche stati donati dei gomitoli da una signora che non sapeva lavorare.
grandissimo aiuto, anche quello è un grandissimo aiuto. Benissimo. Allora ringrazio Marisa e Cristina. Sì, noi volevamo ringraziare le signore che hanno, prima di tutto, tu, perché sei veramente stata il nostro aggancio. Grazie. E tutte le signore che hanno lavorato per i nostri bambini, che poi sono diventati i nostri bambini, perché quando tu vai lì... Sì. E parlando di questo, qual è la parte più emozionante per voi quando, magari quando consegnate le creazioni, quando, o quando li lavorate, ditemi voi. Beh, quando consegniamo, l'incontro magari con qualche genitore è sempre una cosa particolarmente emozionante. Noi abbiamo avuto un papà che era un gigante di papà, che quando ci ha visto ha detto: io non mi rendevo neanche conto di essere padre. Quando sono tornato e l'ho visto vestito, ho capito di avere un bambino. È stata una cosa veramente fortissima. Anche una lettera di una signora che ci ha scritto: avete pensato alla nostra bambina prima di noi. E questo non potrò mai dimenticarlo. Allora, io vi devo dire che quando ho realizzato il primo sacco Nanna e lo guardavo così piccolo e immaginavo il bambino là dentro, mi è venuto quasi da piangere, sì, perché sì. È veramente una cosa che piace molto. Sai, se le vedi delle manine così quando vai in reparto, vedi magari con attaccati anche delle flebo, cioè veramente una cosa che prende. E pensi proprio ai genitori prematuri. Tanto bisogno di, e noi cerchiamo di scaldare il loro cuore scaldando il loro bambino, insomma. infatti. Allora, benissimo, grazie di nuovo a tutte le ragazze che hanno partecipato, grazie anche all'associazione che ci ha dato l'occasione di stare qui a registrare. E ci vediamo presto con tanti nuovi progetti. Ciao! Ciao, grazie. Quindi abbiamo questo cappellino bellissimo con questa specie di intreccio. Questo modello è stato fornito da Mani di Mamma e si chiama Holly. Il sacco Nanna abbinato, molto grazioso. Poi abbiamo un set che mi piace tanto con questo verde menta. Qua vedranno, ha fatto un bellissimo intreccio un po' diverso dal primo. E anche qui abbiamo il sacco Nanna Holly. E per ultimo ha realizzato un altro set un po' più femminile con una bellissima treccia. Adoro le trecce ai ferri comunque, con i colori salmone e beige. Il cappellino abbinato, carinissimo. Grazie Vedrana per il tuo contributo. Qui abbiamo un sacco Nanna che è stato realizzato da Daniela Malvolti, una delle ragazze che hanno partecipato al mio corso di maglia dal vivo. Anche lei ha scelto il modello Holly, l'abbiamo scelto più o meno tutti perché ci è piaciuto tanto. Grazie Daniela. Adesso vi faccio vedere questa copertina deliziosa che è stata realizzata dalla mia amica Lea Chiaramonti, dalla Sicilia. Ed è bellissima, una bella copertina ai ferri, molto molto bella, con queste righe trasversali e i colori abbinati mi piacciono tantissimo. E Lea ha realizzato anche tre cappellini con vari motivi. Questo delizioso sacco Nanna, carinissimo, guardate. Vi faccio vedere la particolarità dei punti e soprattutto qua in fondo ha realizzato un disegno jacquard bellissimo. E infine il kit Holly che abbiamo fatto tutti in rosso, cappellino e sacco Nanna. Grazie anche a te, Lea. Adesso queste creazioni che vi faccio vedere sono arrivate direttamente dalla Germania, da un'amica italiana che ora vive in Germania, si chiama Giulia Mandruzzati e ci ha realizzato queste creazioni
con un filato morbidissimo, stupendo, che mi piace tanto e che ha creato questo effetto macchiato, quasi jacquard, sulla lavorazione. Anche se sono semplici punti diritti, però l'effetto finale è stato veramente stupendo. Allora, ha realizzato questo sacco Nanna. Il modello ormai l'avete riconosciuto, che è il modello Holly. Poi ha realizzato sempre un altro sacco Nanna con questo filato sul rosso, uno un po' più piccolino perché abbiamo avuto varie misure per quelli che magari i bimbi che nascono molto prematuramente vanno bene questi sacchi Nanna piccolissimi, mentre per quelli che sono già quasi arrivati al termine serve qualcosa di più grande. E ovviamente cappellini abbinati, anche questi molto belli. Grazie Giulia. E la mia amica Laura Balsamo ci ha fornito questa copertina che sembra una nuvola, un sogno morbidissimo con questo punto super particolare a bolle. Grazie Laura, è stupenda. La tua copertina è stupenda. Grazie, grazie. Qui abbiamo un'altra copertina dell'amica Fabrizia Pezzi della pagina Filo di Idee e ha realizzato questa meravigliosa coperta con un effetto tipo scozzese. Mi piace tantissimo il gioco che ha fatto sia di colori che del punto utilizzato. Veramente mi piace tanto. Grazie Fabrizia, è stupenda. Adesso vi faccio vedere una valanga di creazioni che ci ha realizzato Luisa Mercanti. Ha realizzato davvero tanto, tanto, tantissimi cappellini, tutti bellissimi in questi colori pastelli che mi piacciono tanto per i bambini. Sembrano colori caramelle, proprio belli, belli. E a parte i cappellini, ha realizzato anche dei sacchi Nanna. Qua ne abbiamo uno, questo a righe che mi piace tantissimo, soprattutto per l'abbinamento dei colori, e molto carino anche questo set in bianco e lilla con il cappellino abbinato. Grazie Luisa, sei stata bravissima. Adesso vi faccio vedere il sacco Nanna realizzato da Noemi Liuvie. Spero di aver detto bene il nome, che è un po' difficile per me da pronunciare, e ci ha realizzato anche due cappellini carinissimi. Questo è un modello un po' diverso. E qua abbiamo il modello Holly che abbiamo fatto tutti. I bimbi dell'ospedale saranno felici. Ecco, questo era un altro modello che ci è stato fornito da Mani di Mamma, questo sacco gufo. Ed è molto carino, l'ho realizzato anch'io, adesso dopo ve lo faccio vedere anche il mio. Questo è stato realizzato dall'amica Marina Tassino che ci ha realizzato anche questa copertina all'uncinetto con il punto bubble. Ha preso ispirazione dal mio tutorial, quindi vi lascio il link al tutorial anche sotto a questo video se volete andare a vedere come realizzare questo punto della copertina. Grazie Marina, sono stupendi, soprattutto l'abbinamento dei colori. Queste deliziose creazioni invece sono di Deborah Gaggioli, della mia amica. Allora, anche lei ha realizzato il famoso set Holly con un colore bellissimo panna che va sempre bene sia per maschio che per femmina e ha fatto anche questa meravigliosa coperta ai ferri con questo punto bellissimo che mi piace tanto e che prima o poi devo assolutamente ripetere. Fatemi sapere se magari vi piacerebbe avere un tutorial con questo punto. Lasciatemelo nei commenti. Ora vi faccio vedere il mio piccolo contributo e dopo all'ultimo vi faccio vedere il contributo delle due ragazze che hanno fatto tantissimi, tantissimi pezzi. Li tengo per ultimo perché sono il pezzo forte. Allora, io ho fatto questo sacco Nanna multicolor con il cappellino abbinato, molto semplice. Poi, come vi dicevo, ho fatto anche il sacco Nanna a gufo con un cappellino sempre in abbinamento
E infine il primo che poi ho realizzato era il sacco Nana Holly, quello che abbiamo fatto davvero tutti. Ok, adesso passo all'ultimo partecipante. Allora, come vedete già il tavolo è pieno, passiamo alla presentazione di queste creazioni che sono stati realizzati da Roberta Ferri e sua mamma. Roberta ha fatto i sacchi Nanna, mentre sua mamma ha fatto tutti i cappellini. Voglio anche specificare che il filato che è stato utilizzato per queste particolari creazioni in particolare sono stati donati da una ragazza dolcissima che ha preferito rimanere in anonimo, non ha potuto partecipare per motivi di tempo, però ha dato il filato per poter realizzare queste creazioni a Roberta. Quindi abbiamo questo sacco Nanna dolcissimo, bicolore. Anche questo dolcissimo con un punto spettacolare, anche se si tratta del diritto e rovescio, però l'effetto finale, vedete, con poco si può fare veramente tanto. Con dei punti semplici si possono fare degli effetti bellissimi. Abbiamo il sacco Nanna gufo e passiamo ai cappellini che vi faccio vedere che sono dolcissimi. Questa signora è veramente bravissima con i ferri, soprattutto ha usato il gioco di ferri e non si vedono difetti, non si vedono passaggi, è stata molto molto brava. Sono tanti, guardate che carino questo punto proprio per bebè è dolcissimo. E poi i multicolor che non possono mancare. Il mio preferito è questo, dolcissimo. E ne abbiamo tanti, tanti, tanti. Guardate. Allora, intanto inizio a ringraziare chi ha partecipato all'evento. Vogliamo ripeterlo. Se volete partecipare anche voi che mi seguite qua su YouTube, per partecipare al prossimo evento, ovviamente dovete essere iscritti al mio gruppo Facebook Crochet Romance Pattern Group, perché è lì che organizzo questo tipo di eventi. Quindi, se siete interessati a partecipare, iscrivetevi al gruppo Facebook. Queste sono tutte le creazioni di Roberta.